hanno detto che stavano con la minestra a scuola, no? A quale scuola? Michele Bianchi. Che adesso si chiama... Vabbè, come si chiama? Si chiama Cesare Battisti. Sotto scala. Allora mi ha detto un pila, perché mia madre glielo dice, guarda che ci danno la minestra. Allora mi ha detto, piasta pila. Io prima di piare la pila, avevo già capito. Ho aperto il cazzetto della grenza, ho preso un cucchiaio e mi sono filato qui. Allora, io ci ero partito qui, mi metto in pila e a custode quando c'era questo scumarello che faceva, quanti siete? Siamo 8. Ah, vabbè. Esco da fuori, c'era la fontanella, metto lì vicino, mi mangio tutta la minestra, poi lavo la pila, mi levo la maglietta, ma leggo qui, e scendo giù. C'avevi la canottiera? No, ma quale canottiera? No. Le canottiere c'avevo chi ci aveva su. Allora c'ho questa maglietta da marinaretto, male qui, io mi rimetto in fila. Quando arrivo dalla custode, quella coperta mi fa, quanti siete? Io c'avevo una pazza così, faccio. E siamo 8 più mio padre e mia madre. Va bene, mi riempio la pila, poi chiama Scarponi. A Scarponi, via qua, questo bisogna accompagnarlo a casa, perché già si è mangiato una pila. Poi prima che arriva a casa, sarebbe mangiato, a casa mangia nessuno. E mi ha accompagnato Scarponi a casa. Sì, perché la moglie faceva custode. Sì, sì, la moglie di Scarponi. Era la sorella di Olga. Sì. Oh, come faceva Scarponi, c'aveva sta moglie che faceva la pila. Sì, ma lui faceva il custode a scuola. Ah, Scarponi era? Ah. Quante cose vi raccontiamo inedite. Come dici? Abitavano all'otto? Scarponi abitava all'otto 10 verso via della Carpatella. Ah, all'8 10 a via della Carpatella. Via della Carpatella. Sì, ho capito.